Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi prima acquistandoli. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché torneremo a parlare di acquisti videoludici, in particolare in ambito retro gaming. Tenetevi forte perché non solo non si tratterà dell'unico video unboxing della settimana, ma alla fine annuncerò anche la prossima retrospettiva. Tanta roba, insomma. Prima di iniziare però, la conquista non violenta va avanti a suon di sponsor. Sentite qua. Sono molto felice di parlarvi di nuovo di Opera GX, il browser web gratuito pensato per gamer che ancora una volta è sponsor di questo canale. Oggi voglio mostrarvi delle funzionalità che trovo utilissime. Per me una delle feature migliori è quella di poter creare dei profili personalizzati adatti a ogni situazione. Ad esempio con il profilo streamer posso navigare in live in tranquillità senza rischiare di essere disturbato dalle notifiche e senza preoccuparmi di condividere informazioni riservate, mentre con la modalità potato, nome geniale, sono sicuro di non appesantire la navigazione soprattutto quando apro troppe schede. Creare un profilo è semplicissimo, basta cliccare sull'icona delle impostazioni, andare poi su gestisci profili GX e infine creare un nuovo profilo che sarà pronto all'uso nella barra delle applicazioni. Comodissimo. Poi, se come me siete molto disordinati nella navigazione, grazie a Hot Tab Killer potete individuare quali siti stanno appesantendo eccessivamente sia la CPU che la RAM, e la possibilità di forzare il tema scuro su qualsiasi sito è la feature definitiva per risparmiarvi tanti mal di testa. I vostri occhi vi ringrazieranno. Comunque, utilizzando Opera GX non rinunciate a nulla, visto che il browser è compatibile anche con le estensioni presenti sul Chrome Web Store che si installano senza alcun problema. Quindi Opera GX è comodo, personalizzabile e soprattutto gratuito. Se volete lo potete scaricare gratis anche su smartphone e collegare il vostro profilo Opera GX sui vari device. In descrizione trovate il link per il download gratuito, dategli un'occhiata dai, per supportare il canale ma anche per scoprire un nuovo modo di navigare sul web. Ancora grazie a Opera GX per aver sponsorizzato il video e andiamo avanti. Bene bene bene, questa è una di quelle puntate dedicate interamente al retro gaming e vi dirò, c'è anche un'altra particolarità. Non tutta la roba che ho comprato è Nintendo. E partirei proprio dagli Outsider, che in realtà vi ho già fatto vedere in una live di qualche tempo fa. Si tratta di due titoli per Xbox 360, Amped 3 e Lollipop Chainsaw. Con Amped 3 sono sicuro di avervi colto di sorpresa. Questa serie è un'esclusiva Xbox e consiste di tre capitoli. Il terzo, questo qui, è l'unico a essere uscito per Xbox 360. C'è stato un periodo in cui il mercato era sommerso da giochi sugli sport estremi e in particolare lo snowboard aveva tanti esponenti, tanto che pure Nintendo provò a dire la sua. Ecco, Amped 3 magari non brillerà per il gameplay, ma la presentazione, ragazzi, è qualcosa di completamente fuori di testa. Un gioco che non si prende sul serio, ma lo fa con uno stile pazzesco. Forse si tratta di una delle esclusive più particolari tra quelli Xbox e ci tenevo ad aggiungerla in collezione. Per dirvi, una qualsiasi cutscene dello story mode è il perfetto candidato per solo risposte sbagliate. Tra l'altro non è neanche un titolo retrocompatibile, quindi è proprio difficile che al giorno d'oggi qualcuno lo scopra per caso, ed è un vero peccato. Questa copia è completa di tutto, c'è pure il manuale in bianco e nero e l'ho pagata una sciocchezza su Vinted. Anche Lollipop Chainsaw è andato incontro a un destino simile a quello di Amped 3, ma le cose stanno un po' in modo diverso. Questo è diventato raro, in particolare nella sua versione PS3, ed anche qui abbiamo un titolo non retrocompatibile, quindi bloccato su due vetuste console. Se siete però interessati a riscoprire questo cult che vedeva l'improbabile collaborazione tra Suda51, ovvero quello di Killer7, No More Heroes, e James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia, state tranquilli perché quest'anno ne dovrebbe uscire un remake, anche se non vedrà coinvolti i nomi originali nella produzione. Anche in questo caso la copia è PAL ITA, bellissima la citazione di Every Eye sul retro, e pur essendo completa di tutto, gli inserti sono veramente scarni. Abbiamo solo un opuscolo delle avvertenze e un flyer pubblicitario di Warner Bros. Ma passiamo alla roba nintendosa e vi devo assolutamente far vedere questo lotto GameCube. Ho comprato 6 titoli, tutti completissimi, a meno di 10 euro l'uno. Come ho fatto? Beh, si tratta di tutti titoli giapponesi. E perché li ho comprati?
Perché sì? Allora, andiamo con ordine. Innanzitutto, ma quanto sono fighe le custodie dei giochi GameCube giapponesi? Piccole e compatte, sono molto più caratteristiche dei classici DVD case che sono arrivati in Occidente e soprattutto rientrano nell'estetica della console. Cubetto, mini dischi e mini box. Belli tozzi. Super bello poi l'utilizzo di entrambe le costine. Da un lato abbiamo la scritta nera su sfondo bianco con il logo del GameCube sull'alto, mentre dall'altra parte l'artwork abbraccia anche il lato e questa volta non c'è il logo della console, ma la parte bassa è sempre occupata dalla scritta GameCube in katakana, quasi sempre su sfondo viola, ma come vedremo ci sono delle eccezioni. Partiamo da Harvest Moon, Magical Melody. Se siete in giro da un po' di tempo nel panorama del gaming, vi ricorderete sicuramente di Harvest Moon. Oggi la serie è conosciuta in Occidente come Story of Season, ma in realtà si tratta di un brand originato nel 1996 su console Nintendo. Quindi, nonostante l'appartenenza più o meno allo stesso genere, Harvest Moon è addirittura antecedente a Animal Crossing. Questo titolo poi è l'ultimo uscito per GameCube, ma in Europa è stato pubblicato direttamente su Wii in una versione rivista e corretta, quindi potremmo dire che è un'esclusiva giapponese, almeno per il cubetto. L'ho pagato 5 euro ed è completo di tutto, il manuale è un po' rovinato ma bellissimo da sfogliare. Poi ci sono i punti VIP, anzi del club Nintendo, una cartolina e un opuscolo che rimanda al sito bokumono.com. Andiamo subito a controllare, va. Sì, il sito è ancora in piedi e a quanto pare è il sito del publisher oppure dei giochi della serie Bokumono? Non lo so. Poi c'è il bellissimo Jungle Beat, il platform pensato per essere giocato con i bonga, uno degli accessori più assurdi di sempre. Si può giocare anche con il controller, ma è scomodissimo. Forse la versione meno limitante è quella New Play Control per Wii, ma questa è la versione Jap del GameCube. Quindi va giocata con i bonghi. La costina Camo si discosta, come vi dicevo prima, dallo standard dei box degli altri giochi GameCube. E oltre al manuale, sempre coloratissimo, abbiamo altri due inserti. Uno è un fogliettino rosa dove probabilmente c'è scritto no bonga, no party. E l'altro invece è un inserto su cartoncino più rigido che, una volta aperto, si trasforma in un tutorial completo sul moveset dei bonghi. Semplicemente spettacolare. Se vi dico YY Golf, che cosa vi viene in mente? Spero niente. Si tratta di un gioco di golf esclusiva per GameCube, che però è arrivato da noi in Occidente, solo che con diversi nomi. In America se lo ricordano come Swingers Golf, con la Z al posto della S che fa super cool, e vorrei farvi notare anche la differenza di mood delle copertine, mentre noi, invece, in Europa, giocavamo ad Ace Golf. Qui sopra c'è il logo di Eidos, perché a quanto pare questo YY Golf fu uno dei 5 titoli prodotti sotto l'etichetta Fresh Games del publisher europeo e l'unico a rimanere esclusiva GameCube. Una storia quantomeno bizzarra. Wikipedia lo vende come un simulation game, ma vi dirò, da alcuni elementi non ne sarei così convinto. Sarà il robottino in copertina o i power up tipo il power glove, la palla di fuoco e il medaglione antiziella, ma io direi che forse è una roba un po' arcade. Che dite? Si può comprare un gioco solo per la copertina? In questo caso sì. Harry Potter e la Camera dei Segreti ve lo ricordate tutti. Molti ci saranno cresciuti e avranno dei bellissimi ricordi legati a questo action adventure. Ma volete mettere la bellezza della copertina giapponese? Bellezza ovviamente tra molte virgolette. I volti sono qualcosa di spettacolare. Ron è il mio preferito, tutto storto. Le condizioni non sono eccellenti, ma non ho saputo resistere a una poracciata del genere. Dentro abbiamo il solito manuale a colori, il mini disco e anche una postcard. Ci rimangono gli ultimi due titoli per GameCube e questi sono rispettivamente il titolo più brutto mai uscito sulla console e quello più leggendario. Il più brutto è Universal Studios Theme Parks Adventures, titolo di lancio di cui ricordo perfettamente la recensione sul primo numero di Cube, e ve lo dico, non era affatto lusinghiera. L'obiettivo del gioco è quello di completare dei minigiochi tematici che corrispondono alle varie attrazioni degli Universal Studios, ma a parte il materiale su licenza non si salva nulla. Dal gameplay datato, basato su fondali pre-renderizzati orrendi, all'assurdità di dover passare il 90% del tempo a raccogliere la spazzatura e buttarla nei cestini per avere accesso alle attrazioni, tutto è una grandissima monnezza. Anche la cover è bruttarella forte, ma era così anche nella versione occidentale, e il manuale a colori vede come protagonista assoluto Woody Woodpecker, veramente top.
Abbiamo anche la postcard e un ulteriore inserto di cui però non comprendo l'utilità. E chiudiamo con lui, il re dei re. In giapponese si chiama Made in Wario, ma attenzione, si tratta in realtà del WarioWare per GameCube, Mega Party Games, che a sua volta era un remake con l'aggiunta del multiplayer del primo capitolo della serie apparso su GBA, Minigame Mania. In Europa abbiamo la cover giallissima, in Giappone hanno invece optato per un folle rosa che passa sopra anche alla costina laterale. Chissà, magari come artwork non era considerato abbastanza virile per il pubblico occidentale. Perderei ore ad ammirare con voi questo capolavoro, ma devo assolutamente farvi vedere gli inserti. Preparatevi perché c'è un botto di roba. Allora, togliamoci subito dalle scatole i punti del Club Nintendo e il fogliettino illustrativo che immagino sconsigli l'utilizzo di questo gioco ai neonati. Un consiglio da non sottovalutare. Il manuale è fantastico, dove ogni set di pagine è dominato da un colore specifico, tranne questa illustrazione di Wario che spezza a metà il libricino con un bianco e nero fenomenale. Ma è qui che si va oltre. A parte, infatti, c'è anche quello che penso sia una sorta di gioco dell'oca. Questo è un tabellone, in realtà un doppio tabellone, e questo invece sono le pedine da staccare per giocare. Ci sono sia i personaggi che le caselle Get, che immagino rappresentino i punti? Non lo so, è follia pura e magari qualcuno nei commenti sa dirmi qualcosa di più. Questa roba c'era anche nella versione europea del titolo? Ma chiudiamo con la vera bomba della puntata, ovvero il remake per 3DS di Mario & Luigi Superstar Saga con il contenuto aggiuntivo Scagnozzi di Bowser. Ora però ho bisogno del vostro aiuto. Il titolo lo conoscete tutti quanti anche perché Mario & Luigi è una delle serie più apprezzate di sempre ed è un brand che manca tantissimo a tutti gli appassionati di lunga data. Però ho bisogno di un consiglio. Che faccio? Lo tengo sealed o lo apro? Considerate che ho già giocato e stragiocato la versione originale su Game Boy Advance, recentemente mi sono fatto un altro giro sulla versione emulata su NSO e poi è arrivato questo. Non si tratta di un pezzo raro in assoluto, anche se le quotazioni stanno salendo. Il vero pezzo da collezione è il remake di Viaggio al centro di Bowser, che ad oggi raggiunge quotazioni ben al di sopra dei 100 euro. Solitamente non tengo i giochi sealed, ma vale la pena aprirlo solo per dare un'occhiata a Scagnozzi di Bowser? Non lo so, poracci, è una scelta difficilissima. Comunque, nella sua semplicità trovo molto più accattivante la cover originale e dai trailer che ho visto, la pixel art del Game Boy Advance rimane imbattibile. E mentre aspetto una vostra risposta in merito se vale la pena aprirlo o meno, intanto vi annuncio che la prossima retrospettiva sarà incentrata proprio su Mario & Luigi Superstar Saga, perché c'è veramente bisogno di rendere giustizia a una serie di cui purtroppo Nintendo sembra essersi dimenticata. Non va bene. Quindi, per non perdervi il prossimo video, se siete nuovi iscrivetevi, se siete già iscritti attivate la campanella delle notifiche e intanto ci vediamo nei commenti per sapere quali sono stati i vostri acquisti recenti, retro gaming e non. Noi ci vediamo presto con un nuovo video che arriverà quando arriverà, voi mi raccomando fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Retro, Michele Sealed, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Amped sarebbe Amped, io lo chiamerei così, però vabbè, questo è un altro discorso. Amp, 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 amp.